Pronti con un nuovo appuntamento con Focus. Oggi approfondiamo le tematiche che riguardano il Comune di Vittoria e lo facciamo con il Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Di Falco. Buongiorno a te intanto. Buongiorno. E con, lo vedete anche già dalle immagini, con Andrea Nicosia, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Allora, prima di entrare un po' nel vivo, ovviamente, perché siamo vicini alle amministrative, volevo un po' parlare di temi che riguardano in maniera più ampia il Consiglio Comunale. Ci sono degli aspetti, delle tematiche che, diciamo così, sono ferme in Consiglio da un po'. Per una in qualche modo l'abbiamo bypassata, cioè quella sulle unioni civili, visto che ormai c'è la legge, diciamo, nazionale. Ma se ne parlerà lo stesso, Presidente, l'affronterete lo stesso l'argomento a questo punto? Credo proprio di no, perché sarebbe, francamente non ravvedo nel regolamento delle unioni civili delle aggiunte a quello che già prevede la legge. È stata un'occasione di dibattito che si poteva avviare nella città, non è stata assunta. Un po' la responsabilità non è solamente per le unioni civili, c'è un bel po' di carne al fuoco al Consiglio Comunale. Capisco che questo è il periodo un po' meno utile, meno agibile per poter lavorare in Consiglio Comunale. Per fortuna ancora manteniamo, mi riferisco a tutti, non a maggioranza o ad opposizione, anche se devo riconoscere che una parte di maggioranza ancora c'è, posto che esista ancora una maggioranza, perché maggioranza di numeri non l'ha più nessuno, e questo da anni. Però per fortuna almeno gli atti importanti, come quello del bilancio consuntivo, che proprio martedì è stato approvato, riusciamo ancora ad esitarlo. Però in Consiglio Comunale temo che resteranno parecchi argomenti ancora in campo. Io ho già convocato per lunedì e martedì prossimo un Consiglio Comunale per il piano regolatore, e credo che in questi giorni partirà la convocazione per il 4 e il 5 di aprile, se la memoria non mi inganna, per quanto riguarda almeno il regolamento del mercato ortofrutticolo. Mi rendo conto che ci sono tantissimi argomenti. Ieri leggevo il regolamento sulla tutela sui cani, sul randagismo, c'è il regolamento sulla corruzione, c'è il regolamento sulla alienazione dei beni immobili che li potrebbe bloccare. C'è il regolamento sul Consiglio Comunale. L'ingresso di soldi all'interno della pubblica amministrazione. C'è il regolamento del Consiglio Comunale che si è fermato, devo dire, ha preso una rallentata paurosa all'indomani dell'approvazione da parte di tutto il Consiglio dell'annullamento dell'indennità sia del Presidente del Consiglio che dei consiglieri comunali. C'è tanto lavoro, temo che non riusciremo a finirlo tutto. Mi auguro però che almeno sulle questioni importanti come quello del piano regolatore, e se ci riusciamo anche quello del regolamento del mercato ortofrutticolo, il regolamento del Consiglio Comunale, devo dire, è importante, insomma, non è essenziale per la vita della città, questo Consiglio riuscirebbe e tenta di lasciare alla prossima amministrazione almeno due strumenti su cui iniziare a lavorare per il lavoro che dovrà fare la prossima amministrazione. Andrea. Sì, i lavori del Consiglio Comunale si sarebbero potuti gestire in maniera diversa, e lo dico al Presidente Di Falco, perché è vero, ci sono state delle difficoltà, ma è anzitutto vero che avremmo dovuto esercitare maggiori pressioni o sollecitazioni nei confronti, ad esempio, di quei consiglieri che quasi mai si sono recati in Consiglio, e ce ne sono alcuni di cui abbiamo realmente un'assenza in termini appunto di partecipazione al Consiglio assolutamente spaventosa, non onorando quello che è stato il mandato ricevuto dai cittadini. Tanti gli argomenti, ma il Presidente del Consiglio Comunale ha un ruolo, ha il ruolo di convocare il Consiglio Comunale. Le decine di punti all'ordine del giorno, posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, tra cui argomenti importanti, sarebbero dovuti, diciamo, essere oggetto magari di più consigli comunali, perché guardi, nella gestione del Consiglio in questo momento ci sono consigli comunali con 20-30 punti all'ordine del giorno.
essendo convocato il consiglio alle ore 19, diventa difficile poter esitare tutti i punti posti all'ordine del giorno. Quindi probabilmente, come era stato inizialmente fatto ad esempio per il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, per i temi più importanti che avrebbero meritato maggiore attenzione sarebbe stato probabilmente più opportuno creare delle sessioni specifiche, dedicate, indirizzate ad un semplice atto, ad un solo atto. Era stato fatto questo per il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, ma purtroppo dopo l'approvazione dell'emendamento relativo alla eliminazione dei gettoni di presenza per i consiglieri, proposto diciamo su nostra iniziativa, su iniziativa mia, del consigliere Moscato e di altri consiglieri dell'opposizione, condiviso poi dal resto del consiglio, poi tutto ad un tratto quella sessione di bilancio, quell'argomento non è stato più oggetto di convocazione. Bene, c'è stato da un lato, quindi c'è stato uno stop, ma uno stop che è stato probabilmente voluto, è stato probabilmente scientemente voluto da chi avrebbe dovuto convocare in quel senso. E poi gli altri argomenti. Vedete, noi abbiamo, e il Presidente ne può rendere diciamo conferma, no. Questa opposizione ha partecipato costantemente con impegno ai consigli comunali per tutti e 5 anni. Non abbiamo, come giusto che sia, onorando il mandato ricevuto dagli elettori, non abbiamo disertato il nostro ruolo, il ruolo affidatoci. Così non è stato per molti consiglieri, così non è stato per molti consiglieri anche della maggioranza, che avrebbero dovuto con maggiore senso di responsabilità o con un senso di responsabilità paritario sostenere l'azione dell'amministrazione comunale. E così purtroppo non è stato. Sono pubblici no. i dati. Mi consentimi sì, l'ultimo accenno al regolamento sul mercato ortofrutticolo. Bene, finalmente noi saremo in Consiglio Comunale per il regolamento del mercato ortofrutticolo. Nonostante la campagna elettorale, il senso di responsabilità ci impone di partecipare fino all'ultimo Consiglio Comunale, nonostante ora la necessità di incontrare la gente, di convincerla della bontà del nostro progetto inizia a diventare sempre più impellente. Però il regolamento sul Consiglio Comunale noi abbiamo chiesto che venisse discusso già 2 anni e mezzo fa. 2 anni, quando già una proposta, Presidente, era arrivata su istanza dell'associazione dei commissionari, della Vittoria Mercati che aveva dato un parere, delle associazioni degli agricoltori che avevano chiesto a gran voce, dopo 30 anni di inattività sul regolamento, perché 30 anni, 1971, l'ultima appunto bozza di l'ultima versione di regolamento, avevamo chiesto: interveniamo immediatamente, non si può attendere e non si possono attendere gli ultimi 2 mesi di una legislatura, sapendo quali sono le difficoltà che afferiscono l'approvazione di un regolamento anche in termini numerici, per approvare uno strumento così importante su cui tanti avevano sollecitato e su cui tanti sperano venisse approvato con tempi più celeri. Presidente. C'è un po' di confusione, dobbiamo fare un po' di ordine. Intanto sulla questione delle multisessioni, come diceva Andrea Nicosia, che vuol dire le sessioni? Le sessioni, deve sapere Andrea Nicosia, e lo sa, sono gettoni di presenza. Allora facciamo le nottate: con un gettone di presenza è un'emerita fesseria il fatto che si inizi il Consiglio Comunale alle 7. Guardi, se l'avessi iniziato, a parte il fatto che se io avessi dovuto convocare il Consiglio Comunale alle 7 di mattina, ci sarebbe stato l'amico Nicosia, no. Alle 7 di mattina, guardi, c'è il... E invece, Presidente, lei ricorderà... Scusi, io però non interrompo. Ha ragione. Abbiamo... Prego, interverrò dopo. Dopodiché, scusi. Dovevamo fare tante sessioni, che dobbiamo dirlo ai cittadini, che tante sessioni sono... tanti gettoni di presenza. Io preferirei farne uno e fare 3 nottate, 4 nottate, questo è il senso di responsabilità. Aggiungo che non è il numero di sessioni che fa smaltire le sedute, e io in ogni caso in un ordine del giorno potrò inserire 3.000 ordini del giorno, ce li dobbiamo togliere tutti. In realtà questo non è avvenuto, primo elemento di confusione.
noi dobbiamo dare la sensazione ai cittadini che il lavoro deve essere svolto, non che deve essere svolto a costi maggiorati. Prima questione. Seconda questione, guardi, la questione dei regolamenti, ricorda l'amico Nicosia, ma ricorda a tutti quanti, non è una di appannaggio dell'amministrazione comunale. I regolamenti è di estrema ed esclusiva competenza del Consiglio Comunale e non c'è una maggioranza e un'opposizione, perché il regolamento se lo costruisce il Consiglio Comunale al suo interno. Di conseguenza tutti i regolamenti devono essere trattati dal Consiglio Comunale, non è una colpa dell'amministrazione oppure di una maggioranza, devono essere tutti presenti. Però che mi si dica che in Consiglio Comunale siamo stati tutti presenti fino alla fine, chi vorrà, tutti i cittadini che ci ascolteranno, vengono per fortuna o accanto a me uno dei più presenti, ma anche dei più presenti fino a tarda ora, ma l'unico. E tra l'altro anche l'amico Nicosia, giustificatissimamente, si è assentato per ragioni di studio, di lavoro, non c'è nulla di male. Però i cittadini devono venire a vedere chi è presente e chi non è presente, chi è presente. Guardi, le porto dei casi di consiglieri comunali che sono stati giusto nel tempo dell'appello. Devono saperlo i cittadini che c'è gente qui in città che guadagna 50 euro in 7 minuti, 8 minuti. E poi si finisce tutto lì. Questa è una responsabilità che i consiglieri comunali devono portarli. La questione del regolamento del mercato ortofrutticolo. Qui tutti si lamentano che il mercato ortofrutticolo è da 2 anni che se ne parla. Guardi, le dico che il regolamento del mercato ortofrutticolo è dal 1971 che deve essere cambiato. Ora però a tutti è venuta la fretta negli ultimi 2 anni. Vero è? Bisogna lavorare e il regolamento del mercato ortofrutticolo ha avuto un percorso. Non c'è stata solamente la bozza dell'associazione dei commissionari, ci sono state altre bozze che sono state valutate, ci sono stati degli incontri con i commissionari, degli incontri con i produttori. Questo regolamento, proprio perché andava a sostituire uno del 1971, che ancora c'è, che ha lavorato per il tempo che ha lavorato, ma che necessariamente, ce l'ha detto pure la magistratura, che andava cambiato, c'è stata questa amministrazione che se l'è preso e ci ha lavorato sopra. In consiglio comunale non ci sono consiglieri comunali che da 3 anni che sono qui o da 2 anni, ci sono consiglieri comunali che da più di 20 anni, da più di 40, da più di 10 anni che sono consiglieri comunali a vario titolo politici. Allora riconosciamo a questa amministrazione che ha avuto almeno l'intelligenza, io aggiungo il coraggio, perché c'era una volontà politica bipartisan di destra e di sinistra di lasciare il mercato ortofrutticolo a mercato libero, a ingresso libero, senza regolamentazione o con regolamentazione antica. Allora riconosciamo a questa amministrazione di aver fatto una bozza di regolamento del mercato ortofrutticolo, questa bozza l'ha offerta ai produttori, l'ha offerta ai commissionari, l'ha offerta alle forze politiche per il loro dibattito e dopodiché, dopo 2 anni che si è iniziato a discutere di questa bozza di regolamento, siamo in Consiglio Comunale. Sono contento che Andrea Nicosia ora verrà a discutere il regolamento del Consiglio Comunale, però glielo posso dire, lanciare un appello a lui come io lo lancerò ai miei del partito. Multisessione niente, non deve costare di 18-20 gettoni, possibilmente facciamo 2-3 nottate come si è fatto per altri regolamenti. Il Presidente utilizza purtroppo... Però Andrea, scusami, io su questo sono parecchio sensibile, sai perché te lo dico? Tu mi tiri le cose di bocca. Io quando mi sono insediato in questo Consiglio Comunale, amico mio, ho trovato, e il tuo candidato era consigliere comunale anche prima, ho trovato nel Consiglio Comunale i consiglieri comunali che prendevano il gettone di presenza anche quando la seduta del Consiglio Comunale andava a vuoto. Salvatore Di Falco, il Presidente del Consiglio Salvatore Di Falco, ha tolto il gettone di presenza delle sedute del Consiglio Comunale, delle sedute delle commissioni consiliari che andavano a vuoto, perché non era giusto dire presenti, incassare 50 euro in tasca. È un argomento antipatico, ma va detto. Sì, ma... e la verità va raccontata. Presidente, non si può accusare il Presidente che se il Consiglio Comunale non evade i lavori è un problema di gestione del Consiglio Comunale, ma il Presidente del Consiglio Comunale deve convocare
una seduta, inserire gli argomenti e poi proporli al dibattito. E poi c'è una maggioranza e una minoranza che lavora. Quindi non mi venite a dire a me che ho tolto almeno 60-70 mila euro dallo spreco del Consiglio Comunale nei 5 anni che mi hanno preceduto. Tanto siamo d'accordo sulla necessità di evitare uno spreco di denaro pubblico, che dal nostro gruppo è partita la richiesta e l'emendamento al regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di eliminare i gettoni di presenza, perché in questo momento storico sarebbe certamente stato un elemento, un valore simbolico. Ricordo tuttavia al presidente Di Falco che lo scorso Consiglio Comunale a cui non facevo parte e di cui espressione di questa gestione amministrativa, di questa giunta, una continuità. Il Consiglio Comunale è espressione della maggioranza. Tuttavia, perché è chiaro, è un Consiglio Comunale a sostegno, viene eletto con un premio di maggioranza a sostegno di una maggioranza amministrativa. Una maggioranza in un Consiglio Comunale. Detto questo, la questione sulle sessioni di bilancio è una questione che non è riferita sulla possibilità di convocare il Consiglio alle 9 del mattino. Dico, c'erano state anche delle proposte rispetto ad alcuni temi. Il problema è che mai il tentativo è stato fatto, perché non si può ragionare a ipotesi che il consigliere Nicosiasi sarebbe eventualmente lamentato. Mai è stata fatta la proposta di iniziare un Consiglio con ore di anticipo, e sarebbe stato probabilmente utile. Avremmo fatto in un'intera giornata, avremmo esitato numerosi e numerosi argomenti. La convocazione di sessioni dedicate, ci sono anche questioni, il presidente le sa ma fa finta di non saperlo, ci sono questioni anche di natura legate ai numeri per l'approvazione di taluni atti del Consiglio Comunale. E cioè ci sono i regolamenti, ad esempio, che necessitano per l'approvazione finale di una maggioranza qualificata, diciamo più consistente rispetto ad una maggioranza semplice. Quindi se ci sono temi su cui se oggi l'ordine del giorno del Consiglio Comunale vede numerosi e numerosi argomenti, vorrà dire che qualche errore nella gestione della convocazione dei consigli ci sarà stata, Presidente. Il Consiglio, ci sono stati periodi in cui non ha operato, non è stato convocato. Non ha operato perché non è stato convocato. Io non voglio soffermarmi sulla questione del Consiglio. Parliamo di 18 ore di lavoro. La città merita maggiore attività. Quale più getto, Presidente? Mai scaprosi così, perché Presidente, convochi il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approviamo quel regolamento ed eliminiamo i gettoni, così evitiamo qualsiasi forma di strumentalizzazione rispetto alla questione costi. Quindi evitiamo. Questo non lo può dire perché l'opposizione c'è stata fino all'altra sera in Consiglio Comunale per la questione votare il bilancio consuntivo, perché il sottoscritto era presente. Nell'ultimo Consiglio Comunale dell'opposizione c'era solamente l'amico Andrea. No, non è vero, c'era il consigliere Barrano. C'era il consigliere Barrano, non c'era il consigliere Moscato, perché per impegni personali dell'opposizione. Ma non mi pare che ci fosse neanche la maggioranza, Presidente. Ci sono consiglieri che non sono mai venuti, consiglieri di cui non conosciamo la voce, Andrea, in Consiglio Comunale. Ma è mai possibile, Andrea? Il problema è che non vengono i consiglieri comunali. Ne risponderanno dinanzi all'elettorato. Che si sappia. Io vorrei che entrassimo nell'ottica che il Consiglio Comunale, i cittadini devono sapere che non funziona se lavora con molte sedute. Il Consiglio Comunale deve lavorare, punto. Ma su questo non ci sono dubbi. Se io ho i compiti in casa e c'ho la storia, la geografia e le scienze, cara Nadia, non è che adesso studio 3 giorni, no, studio un giorno. No, non funziona. Pazienza, anziché l'organizzazione, la programmazione non funziona. Ma chi l'ha detto? Anziché finire alle 8 di sera. I risultati sono quelli che abbiamo, grazie alla sua gestione. Ma guarda che il problema è l'elenco, quindi se io ho 3 materie in una giornata, non studio 3 giorni, studio un giorno, anziché di finire alle 7, finisco alle 2. Come i bambini avremmo dovuto fare. È troppo faticoso finire i risultati due. Sono quelli che abbiamo. E siccome è molto più comodo, diciamocelo queste cose, voglio che Andrea e l'amico Nicosia lo riconosca. E siccome è importante certe volte fare più sedute, io gliela devo raccontare sta storia.
parlano le carte. Ed era un pezzo non solamente di Vittorio, ma anche degli altri consigli comunali. Quando mi sono insediato, io ho scoperto che la prima seduta del consiglio comunale, ce ne volevano 16 per essere valide, 12, 13, 15, la seconda invece ce ne volevano 10, 10, 11, 12, 13. Nella prima seduta una legge sbagliata, non è che è una colpa dei consiglieri comunali, una legge sbagliata che ancora non è recepita dalla Regione Sicilia, prevedeva che i consiglieri di prima la prima seduta, i consiglieri, si faceva il consiglio, non si faceva il consiglio, si prendeva il gettone. Mi sono assunto io la responsabilità e le dico di più, mi è arrivata una lettera che mi minacciavano di mandarmi dinanzi alla Corte dei Conti in privato, perché io mi sono permesso di, e l'assicuro che non faccio nomi, ma l'assicuro che non sono di maggioranza, quindi non sto dicendo manco che di opposizione. Perché io ho accelerato su un'applicazione di una norma. Pertanto ho fatto risparmiare all'ente dei soldi e ne sono più che contento. Qualcuno ha contestato questa scelta? Apprezzata. No, Andrea, ma io non ho... Per quanto mi riguarda, Detto questo, per concludere sulla questione del gettone. Andrea, tu lo sai. Eliminiamo. Poi entriamo anche sulla questione dei gettoni, perché la gente lo dovrà sapere. Qual è la questione dei gettoni? Perché è un non problema, è una questione non vera, ma ci arriveremo. Finisco questa vicenda, dopodiché dobbiamo affermare un principio, per rispetto dei cittadini, noi dobbiamo avere il sacrosanto dovere di esitare quanto più possibile i punti all'ordine del giorno, e il sistema non è fare più consigli comunali, perché questo è un costo per l'amministrazione. Il sistema è tenere, scusi e la prego di rimproverarmi perché ora utilizzo un termine non molto elegante, il culo sulla sedia. Presidente. Io imitando. Spero che tu mi dici, allora, sono contento. Io sono contento che lui abbia fatto di questa cosa e nessuno ha contestato. Allora i cittadini devono sapere, anzi devono vedere, perché ci sono le riprese televisive, appunto per questo di vedere quanti sono. Lui è salvo perché in effetti non è più presente, ma sono 30 tutti, Nadia, gli amici della tavolata. Faccio approfitto per della, cui devono vedere chi è presente e chi è assente. Approfitto della vostra trasmissione per fare appello come consigliere comunale al presidente di convocare il prossimo consiglio comunale alle 9 del mattino. Ma chi è? No, Mariano, lei che dice che noi contestiamo, Andrea, faccia provi, presidente. Testiamo dalle 9 a mezzanotte, a luna. Qual è Andrea, e vediamo quali consiglieri saranno presenti. E gli esitiamo tutti i punti all'ordine del giorno, presidente. La faccia questa prova, lo faccia questo tentativo, dato che rispetto all'ora tarda ci sono state delle difficoltà del consiglio. Ha capito qual è il problema? Io non me la sto sentendo perché così non è, e lo dicono le trasmissioni. Convochi il consiglio alle 10, proviamo a stare in consiglio dalle 10 per l'intera giornata, vediamo quali sono i risultati. Ora qui le sto facendo questa richiesta, vediamo chi contesterà, vediamo chi è che verrà, e i cittadini vedranno per l'intera giornata chi sarà rimasto in consiglio e chi no. Allora, tanto per andiamo dirci, avanti perché la questione perché questa cosa diventa un po' bambinesca, cioè il problema cos'è, che dalle 7 poi perdiamo il sonno della mezzanotte, dell'una di notte, significa che io devo prendere il consiglio comunale, dobbiamo saperlo perché ce ne dobbiamo rendere conto, il consiglio comunale è composto anche da liberi professionisti come sono io, come Andrea, di lavoratori dipendenti, tra l'altro ci sono pure dei medici che svolgono il loro lavoro e ci sono anche dei lavoratori, degli artigiani, del lavoratore. Ora lei si immagini che alle 7 è pesante perché poi alle 9, alle 10 iniziamo a calare la palpebra, però devo dire ai consiglieri comunali, no, venite alle 9 in di mattina, chiudete il vostro lavoro. Che vuol in tutto dire? Il resto d'Italia si convoca alle 10 del mattino. Andrea ancora se giovane, uno decide di fare il consigliere giovane, comunale, scusami, tu sei ancora giovane, pazienza, non conosci nemmeno la storia di questa città. Ma non vuol e dire, la storia di questa città ci insegna. Ma lei si lamenta dei risultati e poi mi vieni a dire che il problema Andrea, è quello Andrea, per un consiglio comunale. Andrea, la devi ma conoscere. È davvero, io lo so quali sono le ragioni. La storia di questa città la devi conoscere. E la gente veniva alle 7 perché fino alle 7
andare in campagna. Lo non so, sono tutti nobili e figli di papà in questa città. È gente che arriva alle 6:00. Dopodiché è giusto farlo alle 6:00. Io fossi per me lo farei alle 9:00 il consiglio comunale. Ma talenta lei che per farla lavorare il consiglio comunale, cioè, dobbiamo dare la comodità. Il lavoro del consigliere comunale è un lavoro di dovere e di responsabilità della comunità. E non dobbiamo cercare la comodità. Allora facciamogliela. Ma qual è la questione di comodità? Qual è la questione di comodità? È davvero. Ma facciamola alle 9:00, perché qua alle 7:00 possiamo andare nei pub. No, ma non, ma chiaro. Dalle 9:00 alle 10:00, alle 10:00 aprono i pub e si prende la bibita. Presidente, lei sta cercando di sviare volutamente. La questione è che il lavori del consiglio comunale e i punti all'ordine del consiglio comunale ancora la città aspetta che siano esitati. Fatto sta che allora lei si sarebbe dovuto porre quali sarebbero dovute essere le modalità per gestire diversamente le funzioni del consiglio comunale. Ci tenti, ci provi, trovi una soluzione. Fallo tu, presidente del consiglio comunale. Non ho queste velleità, presidente. Se siamo eletti. Siamo praticamente in chiusura, volevo soltanto dire, praticamente sì. Solo per questo, avremmo voluto parlare di... Torneremo a parlare anche di altro, ma anche questo è un punto importante, perché anche qui si vede... No, è un punto... Guardi, il Consiglio Comunale non è una questione secondaria. Assolutamente. Non è una questione secondaria, è una questione importante. Io dico più dell'amministrazione di una città, perché il Consiglio Comunale è un luogo di amministrazione. Noi martedì prossimo andiamo a discutere del PRG. E mica è poca cosa il PRG. Assolutamente, anzi. E giorno 4 andiamo a discutere di regolamento di consiglio comunale. E mica è poca cosa. Di bilancio. Il consiglio comunale è molto, molto depotenziato. Questo purtroppo dobbiamo riconoscere. Negli altri anni le normative lo hanno cambiato. Ma sugli atti fondamentali, i regolamenti sono importantissimi. Ecco perché io rivendico anche a nome di tutti i consigli comunali, dei consiglieri comunali in tutti questi 5 anni, e devo riconoscere di raccogliere anche, e parlo a nome anche dell'opposizione, che tutto sommato il lavoro che questo consiglio comunale in questi 5 anni l'ha fatto doverosamente. Tutte le leggi di tutte le leggi di bilancio, scusami Andrea, sono state approvate perfettamente in tempo. Tutti i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi, le variazioni di bilancio sono state fatte anzitempo rispetto alla scadenza e siamo stati sempre i primi comuni. E questo è... Che fossero buoni non bilanci. Mi piace Andrea, dovremmo dire che fossero buoni bilanci. L'unico rammarico... Io sto dicendo che nel merito poi non vuol dire che fossero buoni bilanci. L'unico rammarico, Nadia, consentimi, giusto perché per far conoscere questa cosa, è che purtroppo i consiglieri comunali che hanno anche un potere propositivo e un potere ispettivo e che svolgiamo, purtroppo molto spesso a causa della insensibilità e del silenzio degli amministratori non siamo molto spesso nelle condizioni di poter svolgere il mandato che la città ci ha affidato. Presidente, la fa questa prova del consiglio di mattina o di un orario prima? Guardi, chiudiamo perché anche solo due ore, basterebbero solo 2 ore, Andrea me l'ha informato, ne abbiamo discusso e abbastanza nelle sedute quelle poche sedute della conferenza dei capigruppo. Il presidente dovrebbe fare di convocare i consigli, ne abbiamo discusso, molto spesso non fa. Sì, tante le ho fatte, molto spesso ho fatto le sedute della conferenza dei capigruppo e siamo stati due. E io, francamente, fare le convocazioni e per non fare ma le tocca? Io le tocca non le statuto convocare la conferenza dei capigruppo per condividere le scelte nella gestione del consiglio comunale. Scusa Andrea, posso finire? Detto questo, finisco per dire, non lo farò per rispetto dei cittadini, perché non li voglio prendere in giro a dire guardate che se adesso lo convoco dalle 9:00 boom 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 grazie si svuoterà a questo rispetto, ma siamo sempre. Grazie a questo rispetto il consiglio comunale oggi non è messo nelle condizioni di lavorare grazie a questa gestione del consiglio comunale e non lo dica a me presidente, non lo dica a me, lo dica ai suoi consiglieri. Le visioni ovviamente diverse, ma ci sta, insomma, d'altronde altrimenti non sareste opposizione l'uno all'altro. Grazie al Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Di Falco. Grazie, buongiorno. Grazie ad Andrea. Grazie a voi e ai telespettatori. E grazie a voi naturalmente per averci scelto e seguito. Arrivederci.